liberi. Grazie. Quanto? 18 metri. Ok. Fino all'una. Scusate voi. Registri qua, grazie. Credo che oggi stiamo dando vita alla campagna elettorale su Roma da un punto di vista, in un punto simbolico, perché è il punto in cui noi vediamo quello che significa la privatizzazione dei beni comuni, la privatizzazione del settore energetico. Ci stanno trascinando il governo di questo paese in una guerra, in un conflitto mondiale, con le sanzioni alla Russia che aumentano il clima belligerante. Noi vogliamo un'alternativa in questo paese per le nuove generazioni. Siamo tantissimi che abbiamo lavori precari, sottopagati, chiediamo salario minimo, chiediamo il blocco delle tariffe, ma soprattutto chiediamo un paese che sia diverso, in cui possiamo contare di nuovo, perché ad oggi quelli che stanno governando non ci rappresentano e non fanno i nostri interessi. Per noi diventa un campo di battaglia questa campagna elettorale, è solo l'inizio di una lotta che continuerà tutto l'autunno all'infianco dei sindacati conflittuali, al fianco della lotta per la casa, nella lotta contro lo smantellamento della sanità pubblica, per un futuro in questo paese. Noi ci siamo, ci saremo, fuori e dentro il Parlamento. Daremo battaglia contro chi ci governa per un futuro per tutti in questo paese. L'indecente aumento della spesa militare vada immediatamente investito in sanità, scuola, trasporti, tutti i servizi che sono mancati in questo paese. Sappiamo quello che è stato lo smantellamento della sanità pubblica in questa regione, lo sappiamo particolarmente con Zingaretti, dove ha chiuso il San Giacomo e il Forlanini, presidi fondamentali per la cittadinanza che sono stati chiusi e siamo rimasti senza. L'abbiamo visto durante la pandemia, cosa vuol dire non avere un sistema sanitario nazionale che funzioni. Noi sappiamo quali sono le priorità, chiediamo che la tassazione sugli extra profitti sia fatta al 90%, perché crediamo che le imprese multinazionali debbano contribuire, debbano dare fondi per il benessere collettivo di questo paese. Siamo stanchi di una politica che ha lasciato mano libera alle multinazionali e si è girato indietro rispetto all'interesse del popolo. Noi ci siamo e daremo battaglia.